il telefono. Cosa fare se vi succede questo? Cosa fare se vi rubano o comunque perdete il telefono? Scopriamolo in questo video. Prima però di arrivare al vero e proprio effettivo furto del telefono, ci sono alcune cose da fare in prevenzione del furto. E dato che il vostro lato, prima di rubarvi il telefono, non vi chiama dicendovi: ehi, domani ti ruberò il telefono, magari queste cose alla fine di questo video mettetele già in atto in prevenzione appunto di un eventuale furto. Sicuramente la primissima cosa da fare è quella di proteggere il nostro smartphone e quindi di non di lasciare il classico trascinamento per sbloccarlo, ma magari inserire un PIN, una password, un'impronta digitale, in modo che anche se una terza persona ha il nostro telefono non potrà accedere, perché appunto c'è bisogno di un PIN o di una password. La seconda cosa invece è di impostare un backup su cloud, in modo che tutti i vostri dati sono salvati su cloud e potete tranquillamente recuperarli su un nuovo dispositivo. Sia Android che iOS danno questa possibilità, quindi di backupare tutte le app, tutte le varie impostazioni attraverso Google Drive oppure iCloud, ma potete anche backupare le foto, ad esempio su Google Photo o altri servizi, o addirittura anche le chat WhatsApp. Insomma, cercate di attivare più backup possibili per perdere meno dati possibili. Un'altra cosa da fare è quella di recuperare il codice email del vostro telefono. Il codice email è un codice che va a identificare il vostro telefono sulla rete internazionale di telefonia mobile. Questo ci servirà dopo e dopo scopriremo anche il perché. Dove troviamo questo codice? Potete trovare questo codice qui, ovvero sulla scatola del vostro telefono. Dietro, tra le migliaia di numeri che ci sono, sicuramente ci sarà anche il codice email, quindi lo prendete da qui e ve lo segnate. Nel caso avete buttato la scatola, cosa molto probabile, lo potete tranquillamente recuperare all'interno del vostro telefono scrivendo nel dialer telefonico quello per chiamare asterisco cancelletto 06 cancelletto. Si aprirà una finestra col codice email, copiatevelo su un posto che potete reperire anche senza telefono sotto mano, come ad esempio il vecchio buon foglio di carta. Un'altra cosa da fare in prevenzione dell'eventuale furto è quella di attivare Trova il mio dispositivo su Android oppure Trova il mio iPhone su iOS e attivate le impostazioni. La maggior parte delle volte sono già attivati, ma magari voi controllate, e nel caso avete un iPhone di ultima generazione attivate anche la rete dov'è, in modo da poter localizzare il telefono anche se è spento. E quindi al posto di localizzare il telefono tenete attiva anche sempre la posizione, per appunto se avete la posizione disattiva il telefono non verrà localizzato. E appunto, allora passiamo a cosa fare quando vi siete accorti che lo telefono non c'è più, che qualcuno ve l'ha rubato. La prima cosa è proprio sfruttare queste due applicazioni messe a disposizione da Google e Apple per rintracciare il proprio dispositivo, e quindi da un altro dispositivo, che appunto può essere un telefono o un computer, accedete al vostro account Google o di Apple e cercate di localizzarlo. Potete localizzarlo, quindi sapete proprio dov'è esattamente sulla mappa, ma volendo potete anche bloccarlo oppure inserire un testo, come ad esempio informazioni di contatto, nel caso qualcuno lo ritrovi. Cercate di disconnettere tutti gli account e quindi togliete la sessione di Telegram, di Instagram, di Twitter, di Facebook, di tutti gli account, soprattutto magari dove avete più dati personali, come ad esempio le applicazioni di home banking. Per questo vi consiglio anche di avere lo stesso account su almeno due dispositivi, quindi sul vostro telefono e magari sul computer, in modo che potete accedere da quest'altro dispositivo per fare il logout. Dalle impostazioni si può sempre andare a disconnettere un dispositivo che non sia quello dove appunto state andando su quel sito. Insomma, queste erano alcune operazioni che potete fare da soli in casa per iniziare un pochino a tutelarvi, ma l'hacker, utilizzando questa fantastica spilletta universale, può tranquillamente togliervi la vostra SIM, inserirla in un altro telefono e fare chiamate a vostro nome. Per questo è molto importante andare a bloccare la SIM attraverso il vostro operatore telefonico. Lo chiamate, o alcuni operatori permettono anche di farlo dall'area personale online, e quindi andate a bloccare la SIM in modo che la SIM diventa inutilizzabile e magari ve ne fate fare un'altra proprio per inserire un altro telefono e continuare a poter chiamare. Volendo però ci sono ancora due operazioni da fare per tutelarci un pochino di più, e in particolare per bloccare totalmente il telefono e praticamente renderlo inutilizzabile, renderlo una bella mattonella, un bel fermacarte utile in estate per fermare i tovaglioli dal vento. Quali sono queste due operazioni? L'operazione, diciamo, quella che ci interessa è la seconda, ma per fare la seconda bisogna prima fare una cosa, ovvero fare la denuncia ai carabinieri, quindi la denuncia di furto, smarrimento, comunque di un dispositivo ai carabinieri, non tanto per
sperare che il dispositivo venga ritrovato, ma per passare al passaggio successivo, che è quello proprio di bloccare l'email del telefono. E qui entra in gioco appunto l'email che abbiamo visto prima. Come si fa questo blocco dell'email? Si fa attraverso il vostro operatore telefonico. Basta che cercate blocco email e poi il nome operatore e trovate sicuramente le informazioni. La maggior parte delle volte c'è un modulo da compilare e poi spedire, modulo in cui dovete proprio inserire l'email del vostro telefono, ed è per questo che è molto importante averlo scritto da qualche parte. Insomma, fate questo modulo, lo mandate al vostro operatore telefonico e in qualche giorno, purtroppo non è una procedura proprio immediata perché va inviato via posta, una stupidata, però vabbè, qualche giorno dopo dall'invio il vostro telefono sarà totalmente inutilizzabile sulla rete dati internazionale, quindi ovunque questo telefono vada non potrà essere utilizzato sulla parte telefonica e sulla parte internet. Insomma, diventa praticamente inutile. Attenzione però, perché nel caso avete grandissima fortuna e ritrovate il vostro telefono in qualche modo, anche se lo avete voi, l'email e il telefono sarà comunque bloccato. Per questo dovete ricompilare un'altra volta questo modulo, ma inserendo lo sblocco dell'email, quindi rimandarlo all'operatore telefonico, e in qualche giorno il telefono ritorna appunto utilizzabile. E la denuncia fatta dai carabinieri ci serve perché per mandare questo modulo bisogna appunto allegarla. Insomma, io spero che questo video vi sia piaciuto, soprattutto vi sia stato utile, ma allo stesso tempo non vi sia mai utile, perché vuol dire che non vi ruberanno mai il telefono. Ma comunque, nel caso vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!